Buonasera, benvenuti alla nostra rassegna stampa. C'è molta attenzione sui numeri dei contagi in vista della decisione che dovrà prendere il governo sulla riapertura, sulle riaperture tra le regioni. Si potrà dunque circolare liberamente in tutta Italia a partire dal 3 giugno. Questa è la domanda che tutti ci facciamo in attesa di una risposta. Una curva epidemiologica che anche oggi è stabile, però si accende inevitabilmente. Inevitabilmente lo scontro tra le regioni dopo che il ministro Boccia ha detto il passaporto sanitario annunciato e proposto da alcune regioni non può essere adottato perché è anticostituzionale. Poi c'è la Fondazione Gimbe che oggi ha lanciato dei sospetti sui numeri, quelli della regione Lombardia, dice dei numeri aggiustati e la replica della regione, quella di una querela, la Fondazione stessa e al suo presidente Cartabellotta. E poi il Recovery Fund, oggi il giorno del dibattito, i soldi arriveranno ma in tranche e legati alle riforme. Tutto questo sulle prime pagine dei quotidiani. A commentarle con noi questa sera c'è Sergio Luciano, direttore di Economy. Buonasera direttore, bentornato. Buonasera a tutti. E poi in collegamento con noi c'è Dario Fabbri di Limes. Buonasera Dario, bentornato anche a te. Buonasera, grazie, buonasera a tutti. Allora, andiamo subito a vedere i titoli, i primi, quelli che ci sono arrivati fino a questo momento per vedere come aprono i giornali che troveremo in edicola domani mattina con Il Mattino di Puglia e Basilicata. Sorvegliati speciali, i sospetti sui contagi in Lombardia, Liguria, Piemonte sollevati da Gimbe che dice non possono riaprire. Stranezze e magheggi sui numeri, accusa Cartabellotta, che è il presidente della Fondazione Gimbe. Emiliano, impensabile limitare spostamenti. Milano è seconda città della Puglia. L'ha fatto notizia, ci sono tre governatori, Fontana, Lombardia, Cirio, Piemonte e Toti della Liguria. Non sono pronte queste tre regioni a sollevare questi pesanti dubbi, appunto Nino Cartabellotta della Fondazione Gimbe. Poi ancora a centropagina l'Election Day, il governo al bivio sulle elezioni, il dilemma sulla data e l'accorpamento tra regionali, comunali e referendum. Slitta il decreto sul voto a settembre, il Premier diviso tra governatori e partiti. A fondo pagina la notizia di questa sera: squadre in campo dal 20 giugno si torna a giocare. Il campionato di calcio della Serie A riprenderà il 20 giugno. L'annuncio del ministro dello sport Vincenzo Spadafora, che scrive: il riaccende la passione più infuocata degli italiani, quella per il pallone. Ma ho l'impressione che si siano poste le premesse per un rinvio ulteriore. Una settimana in più, secondo me, salomonicamente non ce la toglie nessuno. Questo perché oggettivamente la Lombardia ha rappresentato metà del problema in termini di decessi e sicuramente è la regione che è stata più esposta e più a lungo. Anche adesso la metà dei contagi sono più o meno qui da noi. Certo, rimane l'amaro in bocca per la confusione che si continua a creare giorno per giorno. Con questa vita di dati e di interpretazione dei dati, ma proprio vorrei dire dei dati, che senso ha continuare a dare dei numeri che cambiano se non sono in proporzione con i tamponi? Se il criterio scientifico scelto per capire l'incidenza dei contagi sui casi sintomatici, sui sintomi, è quello del numero di contagi rispetto ai tamponi, bisognerebbe esprimere un rapporto, non un numero assoluto, per dirne una. Insomma, c'è confusione sui dati, ce n'è talmente tanta che mi pare improbabile una presa di posizione forte e immediata del governo centrale sulla riapertura simmetrica. Poi è chiaro che il nord fa bene a chiederlo, è comprensibile, voglio dire, ma non è detto che sia sufficiente per ottenerlo. Diciamo che la denuncia di oggi della Fondazione Gimbe è clamorosa perché è una presa di posizione molto forte, però rientra in questa stranezza, perché allora facciamo una fondazione noi 10, 5, quanti ne siamo, quanti siete in studio e diciamo i nostri dati. C'è un'autorità nazionale, c'è una sintesi accreditata scientificamente e sostenuta politicamente, che a un certo punto si impegna su una tesi perché fondatamente la considera l'individuo come affidabile, dovrebbe esserci, invece non la vedo. Se i dati sono questi, è difficile immaginare qualcosa di diverso da una riapertura asimmetrica. Intendiamoci, è capitato in molti paesi del pianeta. Io comprendo fino in fondo l'esigenza da parte anche delle autorità lombarde o piemontesi o di qualsiasi regione
di tornare ad una normalità o ancora di più non essere esclusi da una riapertura che dovrebbe riguardare tutte le altre regioni del pianeta. Ma in Cina il famoso modello cinese, ammesso esista e ho seri dubbi, ma prendiamolo in considerazione con un beneficio di fantasia, la Cina non ha chiuso tutto il paese nemmeno nel momento di maggior picco del contagio, cioè tra gennaio e febbraio. Ha chiuso la provincia dell'Hubei, ha chiuso la regione in cui si trova Wuhan, essenzialmente ciò che veniva suggerito anche soltanto dal buonsenso. Poi è chiaro, le attività si sono rallentate in tutta la Repubblica Popolare, ma l'unica parte del paese letteralmente chiusa verso l'esterno è stata quella del focolaio principale. 50 miliardi di euro per contrastare e superare la crisi è lo strumento per rimodellare l'economia del vecchio continente. La donna politica tedesca ha aperto i forzieri dell'Unione per investimenti e sostenibilità in salute e trasformazione digitale. Von der Leyen, oltre che germanica, è anche democristiana e conservatrice, perfetta per essere dipinta come demonio da sovranisti di provincia e populisti, ma ha colto con abile intuizione l'attimo per passare alla storia. E lei, dopo Kohl, che sta realizzando la terza Europa. Sei d'accordo, Dario? Insomma, c'è questo parallelismo con la Germania, con la Merkel. Parliamo di terza Europa. No, beh, dobbiamo uscire subito da un equivoco. Sì. Presidente della Commissione europea, per quanto luminosa, ammesso che la von der Leyen lo sia, sinceramente non ho capacità di stabilirlo perché non ha un ruolo reale, è proprio questo il punto, non ha un ruolo reale, non ha poteri reali, non scherziamo, nel senso chi decide, per questo siamo appesi, aspettiamo che i governi dei paesi, quelli veri, decidano se questo può andare bene o meno. È veramente fondamentale non perdersi su questo punto. Ciò che è capitato, a me è capitato di scriverlo più volte in questi anni, uno dei grandi fraintendimenti, e riguarda, parliamo quindi di questioni concrete, i paesi che compongono l'area, dell'euro, anzitutto la Germania. La Germania è il perno del sistema, domina economicamente l'area dell'euro, sebbene l'euro fu creata contro la Germania, ma qualcuno ha sopravvalutato che valore potesse avere una moneta che invece la Germania si è trovata a gestire. Il fraintendimento classico era, l'abbiamo scritto mille volte alle nostre latitudini, io ne ho scritto spesso al contrario, attenzione che la Germania se non ci comportiamo bene ci caccia dall'euro. Quante volte l'abbiamo sentito in questi anni? È una delle sciocchezze che con fare economicistico spesso abbiamo ascoltato. La strategia della Germania, le strategie dei paesi, per chi ci ascolta come metodo, esistono di per sé, cioè non vengono decise da nessuno. Perché? Perché un paese deve fare qualcosa contro anche la sua volontà. Che i tedeschi lo vogliano o meno, come ho scritto più volte in questi anni, non solo non cacciano nessuno dall'euro, ma se tu vai a scoprire nel bluff, pagano affinché tu rimanga nell'euro. Ed è ciò che sta avvenendo in questa fase. La von der Leyen è una signora tedesca, ma non è del governo tedesco. La signora in questione è la signora Merkel, lei sì, conta, che ha deciso, anche contro la sua volontà, che è troppo importante per la Germania mantenere un paese come l'Italia dentro l'euro, non solo per le esportazioni tedesche, già questo basterebbe, noi non potremmo comprare senza l'euro i prodotti e la quantità di prodotti tedeschi che compriamo, ma perché Nord Italia, diciamo un'altra ovvietà, è dentro la catena del valore tedesca, cioè la componentistica che produce il Nord Italia è dentro l'industria tedesca, specialmente bavarese, ma non soltanto. Che cosa vuol dire questo? Che la Germania con uno scatto ha deciso di pagare per mantenere un paese così in difficoltà, e parzialmente anche la Spagna, ma conta troppo meno dell'Italia, dentro l'area euro, finalmente dimostrando che cosa era il bluff tedesco fino adesso. La Germania non caccia nessuno, anzi paga per farti rimanere. Secondo i dati della proposta, che è tedesca, sì, mascherata anche da francese, la Germania contribuirà per 100 miliardi netti, se mai fosse approvata, a questa proposta. Adesso ci sono i paesi satelliti della Germania che non sono esattamente d'accordo. Io credo che, stemperata in molte maniere, un accordo minore di questo verrà trovato, che non sarà granché, ma comunque segnalerà la volontà della Germania di fare questo scatto in avanti. Un'ultima Quindi tu credi che questione. l'Olanda farà un passo indietro in sostanza? Sarà costretta a farlo.